tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A 30 anni, dipendente della Croce Rossa si uccide sparandosi un colpo di pistola. L'allarme lanciato dai colleghi di lavoro. Faccia a faccia con il ladro in banca, il direttore lo vede e lo mette in fuga. È stato programmato per venerdì l'interrogatorio di Matteo Cicerchi, il giovane che nel giorno di Pasquetta ha tentato di uccidere l'ex compagna con un coltello. 25 aprile, domani in tutta Italia si festeggia la liberazione dal nazifascismo. Presentata la lista Fano città ideale di Lucia Tarsi, tra i candidati spunta anche il nome di Giancarlo Danna. A Montegiano di Monbaroccio la festa della Cresce Sai Cucon compie 10 anni, da giovedì a domenica attese migliaia di persone. A Marotta tutto pronto per la 72esima sagra dei Garagoi, 4 giorni di eventi, musica e piatti della tradizione locale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con la tragedia che ha scosso il quartiere di Sant'Orso a Fano, dove un giovane di 30 anni si è tolto la vita sparandosi con un colpo di pistola che deteneva regolarmente in casa. Sotto shock i colleghi di lavoro, i primi a dare l'allarme. Una giovane vita si è spezzata nel cuore della notte scorsa, nel quartiere di Sant'Orso, a Fano. Giorgio Spezzi, trentenne, ha deciso di porre fine alla sua esistenza in modo drammatico, suicidandosi con la pistola di sua proprietà, regolarmente denunciata, nell'appartamento in cui viveva con i suoi genitori, in via Chiarini, al numero 4. Dipendente della Croce Rossa, della sezione di Fano, questa mattina avrebbe dovuto prendere servizio, ma non si è presentato né ha dato sue notizie, cosa molto insolita per lui. Molto scrupoloso e preciso. Da lì i suoi colleghi allarmati sono andati a casa per vedere cosa gli fosse accaduto. La macchina, nuova fiammante, acquistata di recente, parcheggiata regolarmente sotto casa, ma al citofono non rispondeva nessuno. Allora sono stati avvisati i parenti e ad aprire la porta e fare la drammatica scoperta il cognato, dato che i suoi genitori si trovavano al momento fuori città. Un gesto che ha lasciato tutti coloro che lo conoscevano, i suoi colleghi di lavoro in particolare, sgomenti, increduli e distrutti dal dolore. Non un biglietto che possa spiegare il senso di questa decisione, non un messaggio sui social o con i suoi amici che lasciasse presagire il drammatico gesto. Giorgio, come tutti, aveva i suoi alti e bassi, cose che nella vita accadono normalmente, ma era attivo nel tempo libero e impegnato socialmente, amante del suo lavoro. Dopo una lunga militanza come volontario nella Croce Rossa, l'anno scorso, assieme ad altri, era diventato dipendente. Sportivo, praticava sport invernali ed appassionato di duelli di spade laser, tipo guerre stellari. Insomma, una vita piena, come tanti suoi coetanei. Fino alle 23 di ieri, Giorgio ha comunicato via messaggi con i suoi colleghi di lavoro per pianificare la mattinata di oggi. Lui, che di solito si occupava della sala operativa, occasionalmente effettuava anche servizio sui mezzi, come quello che avrebbe dovuto fare stamattina. Disponibile, altruista e competente, era per tutti una certezza. Ci siamo sentiti proprio ieri sera fino alle 22, ci messaggiavamo su WhatsApp. Un po' programmando la giornata odierna, mi diceva: guarda Piero, una bella notizia, una cattiva, mi scriveva. Quella bella è che saremo insieme domani mattina, così faremo colazione insieme. E quella cattiva era che dovevamo trasportare un ragazzo di 140 kg, si scherzava anche, senza offendere nessuno, certo, su quello a cui andavamo incontro a livello fisico. È stato un trauma perché, ripeto, stamattina poi lo aspettavo pronto per partire insieme a lui e non è successo. Poi con un collega ho proseguito i miei servizi e poi quando ci è arrivata la chiamata che ci ha spiegato il motivo perché non tardava, che io immaginavo una nottata lunga, può capitare che uno non si sveglia la mattina, invece quello era il motivo drammatico, e sono senza parole.
Il direttore di banca entra in bagno e si trova faccia a faccia con uno sconosciuto incappucciato che sta per penetrare nella filiale dopo aver rimosso nella notte un vetro blindato. È accaduto stamattina nel punto consulenza di Banca Intesa a Montellabate. Dopo aver sorpreso il ladro, il direttore è uscito dalla banca per dare l'allarme ai carabinieri e il malvivente ha rinunciato al furto e si è dirigato in tutta fretta. Non è chiaro a cosa mirasse lo sconosciuto, visto che nella banca non c'è uno sportello, ma si svolge solo attività di consulenza. Forse l'obiettivo era la cassaforte del bancomat. Sul fatto indagano i carabinieri di Vallefoglia. E adesso invece parliamo delle vostre segnalazioni. Questa mattina con le nostre telecamere siamo andati in via Fratelli Zuccari, siamo vicini al mare, nella zona mare, dove è presente un'isola ecologica, però senza telecamere di videosorveglianza. E guardate come l'abbiamo trovata. Sembra che a Fano ci sia una crescente moria di frigoriferi, silenti servitori domestici che ci consentono di preservare e gustare cibi nella loro integrità, forti scorte di surgelati e che ci regalano momenti di ristoro nelle calorose estati con bibite e bevande fresche. Ma come tutti gli elettrodomestici hanno un fine vita e sarebbe giusto fargli fare un'onorevole uscita dalle nostre case, comportandoci nel modo giusto ed ecologicamente corretto e non buttarli in mezzo a una strada sbrindellati nelle loro parti come disdicevoli oggetti che tanto invece ci hanno regalato. Ora, fioriture superflue a parte, siamo a registrare l'ennesimo episodio di un'isola ecologica trasformata in discarica a cielo aperto. Sembra che l'assenza delle telecamere abbia fatto rifiorire la stupidità in alcune menti e visto che c'è un periodo di vuoto, prima che le nuove telecamere vengano reinstallate, tanto vale riprendere le brutte e vecchie abitudini. Quella di via Fratelli Zuccari è sempre stata, nel periodo invernale, una di quelle postazioni ecologiche più gettonate dagli smaltitori abusivi, forse per la desertificazione dovuta al calo delle presenze nelle abitazioni, ma che la presenza invece delle telecamere aveva fortemente arginato. Ora invece siamo punto e a capo. Oltre al povero frigorifero lasciato per strada, di cui abbiamo più volte, anche recentemente, vedi ex campo d'aviazione, denunciato la sciagurata decisione di farlo, è stato lasciato lì di tutto. Vecchi mobili, altri elettrodomestici, stendini di metallo che sembrano essere stati stritolati da un tritacarne ed altri residui casalinghi lasciati in occasionali sacchetti. Un po' un campionario completo di cosa non dovremmo lasciare a terra o vicino a un'isola ecologica che si chiama così proprio perché tale deve rimanere. Confidiamo, dovendo rinunciare al buon senso delle persone, nella asettica ed implacabile tecnologia per non dover più documentare questo scempio. Ancora cronaca, Matteo Cicerchi è il 27enne fanese che nel giorno di Pasquetta ha tentato di accoltellare la sua ex compagna. Venerdì sarà interrogato dal giudice del Tribunale di Pesaro nel carcere di Villa Fastigi, dove si trova con l'accusa di tentato omicidio plurimo. Il giorno di Pasquetta Cicerchi aveva attirato in via San Nicola, nell'Interland pesarese, la sua ex convivente in compagnia della loro figlioletta di 5 anni in una trappola mortale. L'intervento tempestivo e coraggioso di un residente, Gabriele Ottaviani, ha sventato però il tentativo omicida del 27enne che aveva poi pensato di darsi fuoco. Cicerchi dovrà spiegare al GIP le motivazioni che lo hanno spinto ad un gesto così violento. Le indagini che stanno svolgendo gli uomini della squadra mobile della Questura di Pesaro sono orientate verso il movente passionale. A far scattare il raptus omicida sarebbe stata infatti la gelosia. Domani in tutta Italia si festeggia la ricorrenza della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Il 25 aprile di ogni anno è un giorno fondamentale per la storia d'Italia e assume un particolare significato politico e militare in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuate dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale a partire dall'8 settembre del 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista. La giornata di domani vedrà migliaia e migliaia di uomini e donne nelle piazze e nelle vie di tantissimi
tantissime città e paesi per le celebrazioni ufficiali di questa importante data della nostra storia nazionale. E come di consueto in tutta Italia, le sezioni dell'ANPI, dell'Associazione dei Partigiani Italiani, predispongono una serie di eventi collaterali e divulgativi a tema. Anche la sezione fanese da 10 anni allestisce un ampio calendario di appuntamenti. Questo è il 10° anno che proponiamo un cartellone di iniziative che si chiama Una mattina mi sono svegliato. Il prossimo 2 maggio, al di là del corteo al quale parteciperemo domani, il corteo istituzionale promosso dal Comune di Fano, il 2 maggio ci sarà la presentazione della nuova edizione del libro sulle Dantinori e poi di nuovo il 14 maggio avremo un nuovo libro sempre sui neofascismi Italia, Casa Pound Italia appunto si chiama. Il 25 luglio prossimo a Fano ci sarà la pasta asciutta antifascista, che è quella dedicata alla memoria dei fratelli Cervi, che portarono e offrirono la pasta asciutta a tutta la popolazione perché era caduto il fascismo. Il 25 aprile è quindi una festa simbolica, con una valenza militare e politica socialmente elevata. Arrendersi o partire, questa fu la parola d'ordine dei partigiani nella data del 25 aprile e in quelli immediatamente successivi per invocare l'aiuto e la partecipazione di militari e civili per combattere definitivamente il regime nazifascista. Si festeggia una liberazione, è una, non una festa, è una liberazione e ancora oggi dovrebbe essere una liberazione. Cioè, cerchiamo sempre di attualizzare, non vogliamo che il 25 aprile rimanga in una teca così, cioè il 25 aprile deve essere attualizzato e cerchiamo di fare questo. Nei giorni scorsi è stata presentata la lista Fano Città Ideale, che appoggia Lucia Tarsi, candidata del centrodestra, e tra i nomi spunta anche quello di Giancarlo D'Anna. Sarò il sindaco che riaprirà l'ospedale Santa Croce e vi prometto che le decisioni torneranno ad essere prese in piazza 20 settembre a Fano e non più in piazza del Popolo a Pesaro. È determinata Lucia Tarsi, candidata a sindaco del centrodestra, che sabato scorso ha presentato la sua lista a Marina De Cesari. Dopo il passaggio di testimone con Giancarlo D'Anna, che ha fondato Fano Città Ideale e che ha annunciato la sua discesa in campo alle prossime amministrative, i componenti della squadra si sono presentati uno ad uno, a partire dalla sinistra del pubblico, ha precisato Tarsi, fino alla destra. Un inizio voluto, come a significare una svolta decisiva, visto che, secondo la candidata a sindaco, Fano ha bisogno di uscire da una situazione di stallo in cui è stata fatta sprofondare in questi ultimi 5 anni. Queste sono persone che si sono radunate, si sono raccolte perché hanno una voglia profonda di cambiamento. Siamo riusciti ad ottenere una squadra molto variegata per età, ma anche per mestieri, per professionalità, per incarichi, e quindi siamo riusciti a rappresentare la nostra città a 360 gradi. Noi vogliamo frenare questo precipitare della nostra città, vogliamo che la nostra città ritorni ad essere una città produttiva, una città solare, una città vitale, una città moderna. È una città che è rimasta ferma in questi 5 anni. Noi abbiamo tutti gli strumenti e tutte le persone giuste per poter ottenere questo obiettivo. Tra i 24 candidati ci sono 3 suoi ex alunni, un pescatore, una casalinga, un avvocato, un farmacista, un infermiere e 2 medici, un radiologo libero professionista e un ortopedico. Persone queste ultime che conoscono da vicino il problema della sanità, un tema o meglio una battaglia portata avanti fin dalla nascita della lista e che continua a rimanere in prima linea. Il programma elettorale di Fano Città Ideale di 5 anni fa è ancora valido, ha detto Tarsi, perché molte richieste avanzate dalla città nel 2014 questa amministrazione non è stata in grado di realizzarle e alcune cose sono state addirittura peggiorate. I nostri obiettivi invece sono sempre gli stessi. Quindi vogliamo porre fine a questo scandalo che vede privilegiare Pesaro a discapito di Fano. Questa conferenza stampa si è conclusa con una sorpresa, con un suo annuncio. Francamente mi sono trovato in una squadra nella quale ci sono delle persone squisite che oggi mi hanno fatto commuovere più di una volta, che nei giorni scorsi mi hanno chiesto di essere della partita, quindi ho detto sì, mi candido anch'io al fianco di Lucia Tarsi. Da domani 25 aprile fino a domenica, torna a Montegiano di Monbaroccio la 10ª edizione di una festa molto attesa, la festa della Crescia Sai Cucù.
Questa settimana a Montegiano prende vita una festa molto sentita e che voi portate avanti da diverso tempo. Sì, esatto, questa settimana, per l'esattezza, giovedì, venerdì, sabato e domenica ci sarà la festa della Crescia Sei Cucun. Questo è il 10° anno, la 10ª edizione. È una festa che, diciamo, richiama la tradizione culturale e storica del nostro paese, perché protagonista della festa è appunto la Crescia di Pasqua. Crescia, che è una pizza a base di formaggi, quindi salata, che le nostre nonne proprio per la Pasqua preparavano e abbinavano ai cucun, che sono le uova sode. Avete pensato di cucire il 25 di aprile con il fine settimana classico? Sì, esatto, non ci piaceva lasciare un, diciamo, un buchetto, quindi l'abbiamo riempito in tutte e quattro le giornate, anche se le giornate piene saranno il 25 e il 28, mentre il 26 e il 27 ci sarà solamente la serata, diciamo, danzante con due gruppi, i The Party Cars il venerdì sera, e invece il sabato sera una serata country con un gruppo country di Rimini. Allora, chi vuole consultare il programma completo di queste quattro giornate, dove lo può trovare? Allora, il programma completo lo può trovare sia su Facebook che su Instagram, naturalmente sotto il nome Associazione Culturale Montegiano C'è. Allora, però il motore di questa festa, come sempre, sono i volontari, tutti coloro che si danno da fare per la buona riuscita. Esatto, l'importanza del volontariato in questa festa. Infatti volevo concludere con questa breve filastrocca poesia inventata proprio dalle persone di Montegiano, perché infatti dice: è presto spiegato il successo di questi 10 anni, dove a Montegiano puoi incontrare una maglietta blu da 2 fino agli 80 anni. Ogni volontario spinto dalla voglia di esserci e partecipare, perché solo con il contributo di ciascuno che la festa si può fare. Montegiano c'è. E da Montegiano andiamo a Marotta, dove sempre domani parte la 72esima edizione della Sagra dei Garagori. Dal 25 al 28 aprile prossimo, Piazza dell'Unificazione a Marotta si animerà con la 72esima Sagra dei Garagoi. Svolto dal 1948 ad oggi, l'evento si è sviluppato sempre più grazie a una stretta collaborazione tra Comune Proloco e i tanti volontari che hanno reso la Sagra negli anni sempre più attrattiva, trasformandola in una delle feste più importanti della tradizione locale. 4 giorni ricchi di eventi, iniziative, musica e mercato di prodotti tipici e piatti innovativi che verranno presentati dai 14 ristoratori partecipanti. Il 25 aprile ci sarà l'inaugurazione della stagione estiva a Marotta, quindi al Circolo del Croc ci sarà l'alza bandiera della nostra bandiera del Garagoi alle 10 del mattino. Poi a mezzogiorno ci sarà un raduno di auto storiche al centro della Piazza Unificazione. Al pomeriggio abbiamo musica folk con Mario Riccardi. Il 26 aprile abbiamo alla mattina le scuole di Marotta, i bambini delle scuole di Marotta che si uniranno in piazza, e i pescatori marottesi faranno vedere a loro come si puliscono e come si gestiscono, tra virgolette, i garagoi fino ad arrivare alla cottura. Nella serata abbiamo la cena spettacolo con il duo Lando e Dino. Quindi sabato 27 avremo alla mattina raduno nazionale dei camperisti Italia con la consegna della bandiera gialla al comune di Mondolfo. Pomeriggio alle 17 gruppo dialettale marottese che farà uno spettacolo in piazza dell'Unificazione, e alle 18 avremo il concerto tributo a Vasco Rossi delle Bollicine insieme al special guest Ignesto, che è il sassofonista storico di Vasco Rossi. Tra le tante attrattive messe in campo per questa edizione, domenica 28 aprile a partire dalle ore 10 si svolgerà una pedalata per la vita, iniziativa a scopo benefico, in cui i partecipanti potranno passeggiare sul lungomare per un percorso di circa 5 km. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alla Croce Rossa di Marotta e a un progetto di calcio per disabili. È una manifestazione sicuramente di grande divertimento, dove si può partecipare con tutta la famiglia, perché il tragitto di circa 5 km non troverà nessun tipo di traffico. Inoltre, durante i 4 giorni dedicati all'evento, verrà assegnata la bandiera gialla ai comuni possessori di un'area camper, spazio a disposizione per le esigenze dei turisti. Siamo davvero orgogliosi, soddisfatti. Il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale va alla Proloco,
capoluogo di Marotta e a tutte le associazioni del territorio che danno una mano per l'organizzazione di questo evento. E con questo appuntamento che è qui il nostro telegiornale, subito dopo ci sarà uno speciale approfondimento politico elettorale, vi faremo vedere la presentazione di Fano Città Ideale, di cui abbiamo parlato poco fa nel telegiornale, che appoggia appunto Lucia Tarsi. Questo è il numero per le vostre segnalazioni, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti, arrivederci.